con 4.400.000 visitatori, le Gallerie degli Uffizi si affermano solidamente tra i top 10 dei musei più visitati al mondo, e questo è un grande risultato soprattutto perché la crescita è venuta in bassa stagione, non sono stati aggiunti delle ulteriori masse in alta stagione, che è molto stabile, invece è proprio cresciuta la fruizione nei mesi tra novembre e febbraio, la bassa stagione, anche grazie alle molte iniziative culturali, le mostre, i concerti, le lezioni, i convegni e quant'altro. Così il direttore degli Uffizi, Eike Schmidt, commenta i dati presentati oggi dal Ministero dei Beni Culturali sull'andamento dei musei italiani, che confermano non solo gli Uffizi come primo museo nazionale, ma lo pongono tra quelli più frequentati di tutto il pianeta. È il raggiungimento di un grande risultato che ci porta ai livelli della National Gallery of Art di Washington e dell'Hermitage di San Pietroburgo. Per Schmidt, dunque, la crescita degli Uffizi sta proseguendo inarrestabile, grazie alle politiche di destagionalizzazione e decentramento dei flussi di presenze, mirati a distribuire armonicamente i visitatori durante tutto il corso dell'anno.